Cristo è nato per noi, alleluia, alleluia, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, dell'unico Dio, con la sua parola e il suo Spirito. Amen. Amen. Signore e signori, qui siamo a, ci troviamo a due passi da Betlemme e a meno di mezzo chilometro dal campo dei pastori che hanno ricevuto l'annuncio della nascita di Cristo Signore. Il Papa, Sua Santità Benedetto XVI, ha appena pubblicato un libro, la terza parte, se non mi sbaglio, del suo libro Gesù di Nazareth, dove chiarisce scientificamente e storicamente certi punti sulla nascita di Cristo. Dice che non siamo sicuri del giorno della nascita del Signore. E allora sto benedetto 25 dicembre, celebriamo il Natale. Il 25 dicembre è la celebrazione annuale della nascita di Cristo, non e non necessariamente la data di quella nascita unica nella storia, anzi una nascita che ha diviso la storia in due, prima di Cristo e dopo di Cristo. E non diciamo noi cristiani come qualcuno, prima dell'era volgare, veramente è volgare questo, è dell'era volgare. Questo lo possono dire quelli che non credono in Cristo, ma almeno per noi cristiani lo possiamo dire senza né orgoglio e senza umiltà pelosa, prima di Cristo, dopo Cristo. Siamo nell'anno 2012, dopo di Cristo, dopo Cristo. E che non ci vengano a dire e che non insistano che la festa del 25 dicembre è, il verbo al presente, una festa pagana. Non è vero niente. Anzi, è il contrario della verità, come la notte è contrario del giorno. Perché? Perché nella Roma pagana c'era una festa, il 24-25 dicembre, Natalis Solis Invicti, la nascita del sole invincibile. Qualche secolo dopo, l'imperatore Aureliano, se non vado errato, si è costituito Dio e quindi si celebrava il sole divinizzato e l'imperatore divinizzato. Se la Chiesa fosse pagana, come ci dicono, e che non è vero niente, la Chiesa avrebbe mantenuto la festa pagana del sole e dell'imperatore. Ma essendo la Chiesa cristiana, cristologica, cristocentrica, la Chiesa ha annullato, cancellato la festa pagana, la doppia festa pagana, sostituendola con la festa, la celebrazione della nascita di Gesù, il nostro sole di giustizia, cioè il nostro sole della santità, come dice la profezia di Malachia, e il nostro re, il nostro imperatore, un re, un imperatore che non ci rende schiavi né sudditi, ma re a nostra volta, regine e re a nostra volta. Il Santo Padre ha rilevato, ha sottolineato un piccolo errore in ciò che chiamerei il calcolo natalizio. Ma questo piccolo errore non deve cancellare tutto lo sforzo geniale di quel monaco dalla Dalmazia o anche dall'Armenia, secondo altre fonti, chiamato Dionigi, che poi ha preso il titolo di
il soprannome di il piccolo di Dionysius Exiguus per umiltà. Difatti gli anni prima del Papa Giovanni I, si calcolavano anche i secoli partendo dalla fondazione di Roma pagana, dovuta ai fondatori, ai due gemelli, figli della Luva, allattati dalla Luva, che non sembra fossero così leggendari come si dice, Romolo e Remo. Ab urbe condita, o urbe condita, uci. Questo benedetto monaco ha fatto i suoi calcoli, già uno sforzo incredibile, ed era poveretto arrivato a questa conclusione che Erode il Grande è morto nella primavera dell'anno 750 ab urbe condita, dalla fondazione di Roma, la quale, secondo sempre i calcoli di Dionigi il Piccolo, Dionysius Exiguus, coincideva con l'anno 4 prima di Cristo. Ah, ora Cristo era nato, aveva almeno un anno, per giustificare un po' la paura di Erode, quindi il genocidio dei bambini di Betlemme e dintorni. Quindi si tratta qui di un errore di 6 a 7 anni massimo, quindi adesso dovremmo essere nell'anno 2018 o 2019 e non nell'anno 2012. Accanto a Gesù nei presepi, a Gesù bambino, si vedono naturalmente la Madonna e San Giuseppe. Questo era il minimo che potevamo fare per rappresentarli, per ringraziarli. C'è tanta ingratitudine nei riguardi di San Giuseppe, anche nel mondo cristiano. E si trovano ancora un asino di qua, un bue di là, o viceversa. Il Papa ha detto che non era sicura questa presenza di animali vicino a Gesù bambino appena nato. E da dove salta fuori questa, da dove saltano fuori questi animali? Da un'interpretazione letterale di un testo, anzi il primo versetto del libro di Isaia, Isaia 1:2. L'asino, più o meno, perché non c'è il testo qui, ma loro lo ritroveranno. L'asino, il bue riconosce il suo maestro, il suo padrone, il suo signore, e l'asino riconosce la mangiatoia, perché questa è la parola greca, fatni, la mangiatoia del suo signore, ma il mio popolo, Israele, non mi conosce, non mi ha riconosciuto. Quindi degli artisti con una grande spiritualità, ma non con un senso scientifico stretto, hanno immaginato quindi un bue e un asino vicino al bambinello. Adesso vorrei parlare di un altro argomento, cioè che in Occidente, come diceva un padre maronita, padre Luigi Khalife, diceva che in Oriente l'umanità è sacrificata sull'altare della religione e in Occidente la religione è sacrificata sull'altare del cosiddetto umanesimo. Bene, per rispetto degli atei, dicono,
noi non riconosciamo Cristo, quindi non vogliamo la parola Natale, non vogliamo gli auguri di Natale, non vogliamo parlare delle vacanze di Natale, ma le vacanze d'inverno, per esempio. Vogliamo togliere tutto ciò che riguarda Natale. Solo che i supermercati fanno sempre tanto lavoro per il Natale, non dimenticando però che per noi è una festa religiosa, anche se il commercio ne approfitta, ma soprattutto è la festa dei bambini, è la festa dei bambini, che sono sempre più pochi, sembra, in Occidente. Quindi la festa della famiglia, Natale dai tuoi, Pasqua dove vuoi. Allora, tornando al discorso, quindi tu non riconosci Gesù Cristo, ma almeno una volta all'anno, col Capodanno, ricordati le tue radici cristiane. Ricordati che grazie a Gesù Cristo e al Vangelo che tu vivi nella, come direbbe Giovanni Paolo II, nella civiltà dell'amore. Noi in Oriente viviamo solo nell'amore della civiltà o nella nostalgia delle civiltà antiche. Basta leggere o seguire il telegiornale per vedere come siamo messi male, soprattutto noi cristiani in Oriente Medio. Ma veniamo ai cristiani, soprattutto ai cattolici, mi dispiace dirlo, che dicono: per rispetto ai musulmani, ai bambini musulmani, non cantiamo niente per Natale all'asilo. Per rispetto agli alunni musulmani a scuola togliamo i simboli del Natale. Invece di Gesù mettiamo virtù. Anche se questo si fa con buona volontà, non senza confusionismo, non senza irenismo, questo non vorrei criticare, ma qui si tratta, carissimi amici, di una grande ignoranza. Ignoranza di ciò che si trova, appunto, stavolta dove? Nel Corano. Volete rispettare i musulmani? Ebbene, vediamo ciò che c'è sul Corano a proposito di Maryam, la madre di Isa. Maryam, Maria, madre di Isa. Il Corano menziona la madre di Isa, non menziona la madre di Maometto. Il Corano narra con dei dettagli che assomigliano a quelli dei nostri apocrifi la nascita di Gesù, degli episodi di Gesù bambino, di Isa bambino, figlio di Maryam la Vergine, che quindi questi dettagli il Corano li racconta a proposito della nascita di Isa e Isa bambino, e non c'è niente sulla nascita di Maometto e su Maometto bambino. Inutile dire che io sacerdote non predico il Corano, ma predico il Vangelo. Questo è il mio punto di riferimento. E la storia conferma, adesso non parlo più del Corano, la storia conferma i dati, e adesso sto parlando solo del Nuovo Testamento. Ma era solo per rispondere o per commentare, per dire quanto è ignorante l'atteggiamento, la posizione che consiste a annullare il Natale per rispetto ai musulmani, quando lo stesso Corano parla della nascita di Isa, non di quella di Maometto. Se si trattasse della passione di Cristo, della crocifissione di Cristo, allora lì, e io non sono per niente per annullare i nostri simboli per rispetto agli altri, no,
perché nemmeno loro annullano i loro simboli per rispetto a noi. E se volete sapere un po' la mentalità orientale islamica, quando tu, cristiano, annulli i tuoi simboli, il musulmano non ti rispetta. Dice, anzi, dice, ah, il cristiano stesso, il nazareno stesso è convinto che la sua religione non è la buona, per questo annulla i suoi simboli, per questo ci dà la sua chiesa per farne una moschea, perché lui stesso, è così la mentalità, almeno dei nostri musulmani in Terra Santa e nel resto del Medio Oriente, per non dire in tutto il mondo. Quindi ripeto, perché non ci siano equivoci, è così facile avere dei fraintesi. Noi cristiani crediamo nella Bibbia. Noi cristiani, per tutto ciò che riguarda Gesù, crediamo nel Nuovo Testamento. Ma trattandosi stavolta dei nostri amici musulmani, non è saggio, non è segno di conoscenza, ma è segno di ignoranza annullare i simboli del Natale per rispetto ai musulmani. Perché? Inutile ripeterlo per la terza volta, il Corano menziona la nascita di Isa, non quella di Maometto. Un altro punto che ho appena sottolineato: il Corano sembra negare la crocifissione di Cristo. A qualche musulmano, la croce dà fastidio. Ma anche a noi darebbero fastidio dei simboli non cristiani. Quindi, come dice la Santa Sede, ci vuole la reciprocità. Intanto noi cristiani non vogliamo, come fanno certi paesi islamici, non vogliamo imporre i nostri simboli, ma almeno a casa nostra ci sono i nostri simboli, e che a casa loro, che ognuno abbia i suoi simboli, perché il rispetto deve essere, come ripete incessantemente la Santa Sede, il rispetto deve essere reciproco. Facientes veritatem in caritate, applicando la verità nella carità, Efesini 4:15, la carità si rallegra nella giustizia e non nell'ingiustizia. Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 6. Chiedere che vengano annullati i nostri simboli cristiani, non solo in paesi islamici, ma anche in paesi di tradizione cristiana, questo è un'ingiustizia. Noi non abbiamo mai chiesto che i musulmani, per rispetto a noi, tolgano i loro simboli. Intanto non lo farebbero mai. Ecco, adesso, per tanti dettagli sulla nascita di Cristo e su Gesù bambino, che non esistono nei Vangeli canonici, ma esistono sì nei Vangeli o altri scritti apocrifi. Beh, questi dettagli noi cristiani non li accettiamo. Grazie.